Questo video si stacca completamente da quello che è il filone principale del mio canale. Infatti non recensirò un videogioco, un anime, un manga, bensì un film. Il film in questione è Cloud Atlas, film diretto da Tom Tykwer e dai due registi di Matrix, Amy e Andy Wachowski. Perché recensire un film? Per due motivi. Il primo perché in parte mi è stato chiesto da coloro che sono venuti a vedere il film con me. Secondo motivo è perché volevo personalmente che tutto il popolo di YouTube conoscesse la mia opinione a riguardo. Cosa c'è da dire su Cloud Atlas? Che definirlo un film di merda è riduttivo. E anzi, è quasi un'offesa verso la merda essere paragonata a questo film. E mi piange il cuore paragonarlo, perché mi dispiace per la merda. Cioè, è un film che si basa sulla reincarnazione e su come queste reincarnazioni siano collegate fra loro. Fin qua nessun problema. Comunque è un argomento già trattato, non solo magari da qualche altro film, ma anche da qualche serie TV, cioè è già un qualcosa di già visto, già come argomento. Però avevo deciso di dargli un po' più di fiducia, soprattutto dato che i due dei tre registi erano i registi di Matrix, quindi prima di vederlo gli voglio dato poca fiducia perché già sapevo che era un mindfuck più completo, cioè che usciti da lì tutti andavamo a sbattere la testa contro il muro per capire chi eravamo, dove eravamo, perché esistiamo, tanto da non ricordarci nemmeno come ci chiamavamo, cioè una cosa assurda, già me lo aspettavo, ma non così assurda, ma non di trama, ma di come viene proposto questo cazzo di film della minchia, perché sono 2 ore e 50. E ripeto, 2 ore e 50. Un pastone completo. Cioè, di robe buttate lì, ma senza uno scopo, un fine. Una cosa pazzesca. Cioè, non trovo manco le parole per descriverlo. Perché le offese le ho sprecate anche tutto quel giorno. Il giorno quando sono andato a vederlo, dopo il film. Cioè. E non posso ripeterle perché sennò mi chiudono il canale da quello che ho detto. Cioè, per farvi capire che non mi sto inventando cazzate, ho preso anche qualche appunto sul buon vecchio Wikipedia. E grazie a questo non posso manco dire di aver capito, perché di solito Wikipedia serve per chiarire qualche punto. Ma non mi ha chiarito un cazzo, sempre film di merda, eh. Cioè, allora, i protagonisti, perché si parla di protagonisti, perché appunto si parla di reincarnazioni. Sono sei, e non sono sei personaggi di un'allegra brigata in cerca d'avventure, sono sei persone in varie epoche storiche, quindi in varie date. Si parte da Adam Ewing, tanto vi faccio anche un po' per farvi capire che è veramente è un pastone, non si può manco definire un genere per questo film. Si parte con Adam Ewing nel 1894, un ricco dell'alta società che diventa amico di uno schiavo. Quindi, secondo Wikipedia, l'argomento trattato in questa parte è la discriminazione e lo schiavismo. Quindi, ovviamente, contro lo schiavismo e contro le discriminazioni. Poi si passa al 1936 con Robert Frobisher, un compositore che va a lavorare come copista per un altro compositore. Qua già non si era capito l'argomento principale, mentre in quello di prima sì. Grazie a Wikipedia ho scoperto che era contro le discriminazioni omofobe. E non si era capito molto tramite il film, l'ho scoperto tramite Wikipedia. Poi si passa al 1972 con Louisa Ray, una reporter che cerca di smascherare gli introiti e gli magheggi che ha una compagnia energetica nucleare. E il fondamento di questo pezzo è
come i poteri delle compagnie energetiche siano influenti nel mondo anche attuale. Poi si passa nel 2012 con Timothy Cavendish, un editore che per questioni che non vi sto a dire finisce in un ricovero per anziani. Quindi anche qua, grazie a Wikipedia, l'ho scoperto. L'argomento principale è la senilità e i riguardi verso i più anziani, che stanno mancando sempre di più. Poi si passa dal 2012 al 2144 con Somni 451, un clone che lavora in un ristorante dove comunque sono tutti cloni. E il mondo è pieno di questi cloni. E l'argomento principale è il totalitarismo del sistema e di come il crescente potere delle multinazionali vada a rovinare, vada a distruggere quello che è il mondo attuale, quindi ci porterà verso una distruzione. Poi si passa dal 2144 al 2321 con Zachary, un uomo che vive in un mondo post-apocalittico perché comunque i pochi esseri umani vivono ai tempi della pietra. Cioè, capite che non sono tutti sei argomenti completamente diversi tra loro. E non è che se durante il film seguono una scaletta per dire, come ho fatto io, cioè parte dalla data più vecchia, al 1894, e progredisce fino ad arrivare al 2321. No, parte dal 1894, poi dopo 2 secondi cambia scena, andando al 1972, poi al 2144, poi al 2012, poi di nuovo al 72, poi al 36, poi al 2321. Cristo! Cioè, sembra fatto quasi apposta questo affare qua, per cercare di emulare quello che era Matrix, ovvero un casino completo. Ma in confronto Matrix, rispetto a questo, è una puntata dei Teletubbies. Poi, e non è che completano, tipo ad esempio, la storia di Adam Ewing nel 1894. Non è che la completano per poi passare a una successiva. No, ti ritrovi magari in un cambio di scena che sei subito, che sei nel 2012, in scene di 2 minuti, ma nemmeno, e sei di nuovo in un'altra data, sei al 1972. Pochi secondi magari di questo 1972 ti ritrovi nel 2144. Cristo, è un pastone di merda, una cosa assurda, Cristo. E che paradossalmente, poi ragionandoci a mente un po' più fresca nelle ore successive alla visione, se avessero fatto 6 film da classica o un'ora e mezza, massimo 2 ore, avessero fatto 6 film con queste 6 trame, sarebbero usciti 6 film bellissimi. Perché da Somni 451 ci sarebbe uscito uno sci-fi della Madonna, perché è fatto veramente bene, ma anche come trama non è male. Da quella storia di Timothy Cavendish, che è la parte divertente, che durante tutto il film voi sperate di vedere perché è l'unica che vi strappa veramente dei sorrisi, ci poteva nascere una commedia molto simpatica e comunque senza staccarsi da quello che è l'argomento principale, ovvero la senilità e i riguardi verso i più anziani. Cioè, ho finito le parole quasi, cioè, per farvi capire cosa ho provato. Questo qui era il mio cervello prima della visione di questo Cristo di film. Dopo la visione, il mio cervello è diventato così. Non provavo questa sensazione da anni, ma non tanto per la complicatezza della trama, ma quanto per la cozzaglia di merda che è questo film. Perché Matrix era complicato, è bello, questo è complicato e fa schifo. Cioè, a un certo momento poi, quasi incredulo, è quasi per dire, ma magari sono io che ho qualche problema, che non riesce ad apprezzare questo film qua. O magari anche chi era con me, perché poi anche chi era con me ho provato le stesse sensazioni. Magari ho detto, magari abbiamo respirato qualche gas tossico prima di entrare, che non ci ha permesso di capire la profondità e la bellezza di questo film. Mentre cercavo queste informazioni, sono andato a cercare se appunto eravamo gli unici ad aver provato questa sensazione.
tra siti di italiani, siti esteri, per vedere che voti aveva preso. E mi danno in parte ragione, perché ha preso voti come 55 su 100 e 6,5 su 10. Quindi non è, cioè, lo dico anch'io che completamente non è una merda, perché la recitazione, se andiamo a vedere la recitazione, Tom Hanks per esempio ha recitato 9.000 ruoli in questo Cristo di film, e tanto di cappello, nemmeno gli effetti speciali, perché in Somni 451 ci sono degli effetti della Madonna. Ma per quanto riguarda la trama, è una trama mediocre che è già stata usata e che non è la stessa di Matrix, perché Matrix usava una cosa nuova, ovvero la realtà come qualcosa che non è reale, cioè un paradosso del genere usava, ed era nuovo per quei tempi. Questo qua invece ha usato la stessa cosa per 2 ore e 50, quando si poteva sprecare anche meno tempo, perché queste 2 ore e 50 personalmente potevo fare qualcosa di più costruttivo, qualcosa di più divertente, come per esempio piantarmi dei chiodi con una sparachiodi in un ginocchio, prendere degli aghi roventi e ficcarmeli sotto le unghie. Sicuramente era più costruttivo e più divertente di andare a vedere questo film. Però poi appunto, girando per cercare vari commenti e varie informazioni, sono capitato anche su siti italiani dove non erano recensori esperti del settore. Io non dico di essere un esperto, anzi io me ne capisco poco un cazzo di film, che appunto esperti che hanno dato 55 su 100 e 6,5 su 10. Sono andato a vedere commenti di persone comuni che l'hanno visto. C'è chi mi dà ragione, ma c'è anche chi si sporca la bocca definendo questo film epico e innovativo. Sto cazzo è epico e innovativo, perché epico per me personalmente è Il Signore degli Anelli, ovvero la trilogia, non l'Hobbit, perché sull'Hobbit vabbè c'è un altro discorso da fare che non sto a pronunciare qui. Epico per me è Il Signore degli Anelli, ovvero un qualcosa di che ti prende, le battaglie, gli scontri fra eserciti, qualcosa bellin che ti prende Cristo. Quello per me è l'epicità. Innovativo, il mio cazzo è innovativo, perché Matrix, sempre portando l'esempio, perché appunto i due registi su tre erano i registi di Matrix, porto l'esempio, era innovativo, perché come ho già detto, l'argomento trattato era qualcosa di nuovo. Infatti Matrix l'ha trattato per la prima volta, o comunque se non per la prima volta, come tra i primi che trattavano quell'argomento, ovvero la realtà che non è reale. Innovativo anche era Matrix come effetti speciali, perché erano gli anni 90, robe così non si erano mai viste nei film precedenti. Era veramente un qualcosa di anni 90, inizi 2000, fine anni 90, inizi 2000 per essere più precisi. Era veramente un qualcosa di veramente innovativo, sia come trama sia come effetti speciali. Questo di innovativo non ha veramente un cazzo. E soprattutto una cosa molto divertente, che veramente ho... pensare che qualcuno abbia detto una frase del genere, e che magari la va a dire in giro questa opinione, mi fa venire la pelle d'oca, perché c'è chi ha scritto: questo film è bellissimo, è superiore a Matrix. Cazzata! Esatto, è una cazzata. Non si può definire superiore a Matrix questo film. Cioè, è una cosa assurda. Matrix è Matrix, Cloud Atlas è una merda. Sono due cose ben diverse. Matrix ha fatto storia in questo genere, e anche entrerà nella storia della cinematografia mondiale. Questo qua verrà ricordato come un aborto, ok? Quindi non si può definire superiore a Matrix. Però poi, ragionando in questi giorni, mi è venuto ancora più lucida, ho pensato che appunto è normale che anche gli italiani pensino che questo film sia superiore a Matrix, semplicemente perché in questo periodo in cui è uscito Cloud Atlas, in Italia il livello massimo di cinema italiano si è raggiunto col film di De Sica e con quei due soliti rincoglioniti, più comunemente chiamati due soliti idioti,
capite, no? Che quindi è normale che anche Dora l'esploratrice è epico, innovativo ed è superiore a Matrix. Per forza, finché il cinema italiano fa questa merda, tutto diventa epico e innovativo. Comunque, dopo questo sfogo personale, cosa c'è da dire su Cloud Atlas? È una merda. Però non vi consiglio di non andarlo a vedere. Anzi, vi consiglio di vederlo, perché non voglio essere tra i pochi che prova questa sensazione. Tutto il mondo deve provare questa sensazione di smarrimento, della crescita di tumore che ti viene in testa, perché te lo fa crescere, almeno in quel poco di cervello che ti rimane, ti margisce, ti va in cancrena. E anzi, consiglio agli stati che hanno la pena di morte, ma soprattutto la tortura, fidatevi che per quanto riguarda la tortura, se fate vedere a una persona solo che un'ora di questo film, fidatevi che confesserà anche crimini che non ha commesso. Vi racconterà anche cose che non ha fatto pur di smettere di vedere questo film.